Dopo essersi incatenati davanti all'opificio, questo pomeriggio i lavoratori dell'Italcementi continuano la loro protesta e simbolicamente per una quarantina di minuti occupano lo svincolo autostradale di Frascineto. Il lavoro è un diritto, non vi fermate assolutamente, anche oggi è la testimonianza di ciò. Il lavoro è dignità, il lavoro è il futuro per noi, per i nostri figli, per il nostro territorio soprattutto. Se anche questa realtà dovesse chiudere, significa per il territorio una sconfitta soprattutto. Quindi noi dobbiamo tenere duro. Io mi auguro che in tempi abbastanza brevi ci giunga da Roma quella che è la risposta alle nostre domande. Una realtà come il cementificio di Castrovillari è una realtà che deve restare funzionante con tutti gli operai. Non si può ridurre a centro di macinazione con 25 solamente operai e tutti gli altri in cassa integrazione e poi a casa. Cassa integrazione senz'altro ci vuole fino a luglio del 2016. Noi come amministratori daremo tutto il sostegno possibile a questi lavoratori, continueremo a star vicino loro in tutte le azioni di lotta che vorranno portare avanti.